Buon pomeriggio e ben trovati alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara, perché questa mattina si è tenuta la cerimonia di premiazione del 22esimo premio nazionale Paolo Borsellino. Il servizio è di Paolo Renzetti. Cerimonia di premiazione del 22esimo premio nazionale Borsellino questa mattina nella sala consiliare del comune di Pescara, dove alla presenza di tanti studenti delle scuole provinciali sono stati consegnati i riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel contrasto e nella lotta alle mafie. Presente a Pescara anche il vice capo della Polizia di Stato, Luigi Savina. La grossa presenza degli studenti, il lavoro che è stato fatto nelle scuole, che è stato fatto da chi organizza il premio Borsellino, che viene fatto nel quotidiano in tutta Italia, da magistrati, da poliziotti, da appartenenti alle forze dell'ordine, e la riprova che innanzitutto è una battaglia culturale, la cultura innanzitutto, cultura che deve essere, che deve avere anche il valore di legalità, legalità come responsabilità, assunzione di responsabilità da parte dei giovani. Le forze dell'ordine continuano a lavorare sempre, sempre, sia dove, nei territori dove le mafie sono più conosciute, sia nei territori dove non ci sono mafie, perché bisogna stare attenti sempre per prevenire, prevenire, prevenire. Cronaca adesso: incendio la scorsa notte a Meta, frazione di Civitella Roveto in provincia dell'Aquila, dove quattro famiglie sono scampate al pericolo delle fiamme divampate nella canna fumaria della struttura, devastandone il piano terra. Le quattro famiglie sono riuscite a salvarsi dalle fiamme che si erano propagate nella palazzina, uscendo immediatamente dopo aver visto una nube di fumo nera. L'intervento dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente portato le bombole di gas fuori dal palazzo, ha evitato il peggio. Il rogo, peraltro, è stato domato dopo quattro ore di lavoro e sono in corso adesso degli accertamenti per verificare ovviamente l'agibilità della palazzina. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Pescara, perché una donna di 56 anni è stata ferita in modo serio dopo essere stata investita questa mattina in via Strada Vecchia della Madonna a Pescara da un'auto, mentre, come sembra da una prima ricostruzione, stava attraversando la strada. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata poi trasportata in ambulanza in ospedale, dove i sanitari hanno riscontrato un trauma craniofacciale e un trauma commotivo. Al momento dei soccorsi la donna era semicosciente e sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale. Ci spostiamo a Chieti adesso, una città più smart ed ecosostenibile. Così l'amministrazione comunale di Chieti ha disegnato il capoluogo che, a partire dalle prossime settimane e per due anni, sarà oggetto di diversi interventi finanziati da fondi comunitari per 7 milioni di euro. Il servizio di Alfredo Primante. Nuovi autobus ecosostenibili, stazioni di bike sharing e di ricarica per i mezzi elettrici, piste ciclopedonali, nuove centraline della qualità dell'aria, riqualificazione dell'ex pescheria e di Piazzale Sant'Anna, oltre alla realizzazione dei collegamenti pedonali per l'accesso al centro storico della città di Chieti. E questa è l'idea strategica che il sindaco Di Primio, assieme alla sua amministrazione, ha voluto illustrare questa mattina e che sarà dipanata attraverso due anni di lavori e 7 milioni di euro di finanziamenti PORF FESR Abruzzo 2014-2020. Ci riconsegnerà una città nuova, moderna, smart, più ecologica, più vicina all'ambiente, con una qualità della vita destinata ad aumentare grazie ai nuovi servizi, grazie alle nuove tecnologie che verranno spese nella organizzazione dei servizi cittadini. Questo vuol dire avere una città più accessibile, vuol dire riqualificare anche urbanisticamente alcune aree del centro storico, vuol dire rendere la città più accessibile attraverso nuovi punti di ingresso alla città pedonali, vuol dire rendere la città più fruibile attraverso un sistema di bike sharing e di charging hub per auto elettriche, che ci darà la possibilità di rendere tutto quello che oggi è il mondo della mobilità elettrica possibile per tutti o per un gran numero di persone. Vuol dire collegare le grandi aree di interesse cittadino, dall'università all'ospedale, dall'ospedale al centro storico, dal centro storico al centro di Chiediscalo, da Chiediscalo fino alle periferie, con un nuovo sistema di trasporto pubblico ecologico. Nuovi 14 autobus verranno messi tra elettrici e Euro 6 in circolazione in città nei prossimi due anni. Insomma, nei prossimi due anni noi contiamo di riconsegnare una città moderna, una città che guarda al futuro.
Sono arrivati i primi fondi per le periferie di Pescara e anche per il quartiere di Fontanelle. Per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, si tratta però di somme insufficienti con i tanti problemi che ci sono, soprattutto in via Caduti per servizio. Vediamo. Dopo tante battaglie, ai Pettinari sono arrivati dei fondi per le periferie, in questo caso per il quartiere del rione Fontanelle. In concreto cosa cambia? Ci sono dei miglioramenti da questo punto di vista? Allora, dopo 7 anni di battaglie rivendichiamo dei risultati, che sono sicuramente risultati insoddisfacenti, sono briciole perché dopo tanto battagliare in Consiglio regionale siamo riusciti a far stanziare per l'esattezza 4,5 milioni di euro che sono così ripartiti, 2 milioni e 700 mila euro per Fontanelle e il restante per le case Gescal e via Salara Vecchia. Problema che sono briciole perché da una ricognizione che abbiamo fatto noi servirebbero solamente 6 milioni di euro solo per Fontanelle, tutta l'area di Pescara avrebbe bisogno di 14 milioni di euro, sono lasciate fuori tutte le altre periferie. Sono lasciate fuori via Salaria Vecchia, lasciate fuori Zanni, Borgo Marino Sud e tante altre periferie. Problema sicurezza. Qui ci sono state occupazioni abusive, solamente negli ultimi giorni hanno fatto 3 occupazioni abusive qui dietro. Non sono persone oneste che occupano abusivamente, sono criminali pluripregiudicati che stanno sfondando perché si sentono i padroni del territorio. Ho presentato alcune norme, alcune leggi, proposte di legge in Consiglio regionale per cercare di sfrattare immediatamente gli abusivi e non far entrare più chi ha condanne penali all'interno degli alloggi popolari. Purtroppo non ci sono riuscito, mi hanno bocciato queste proposte, stiamo battagliando per questo, per cercare di ripulire le case popolari. E in ultimo vorrei dire che l'amministratore dell'Ater, che era un incarico gratuito, sapevamo tutti, la politica l'aveva sbandierato come incarico gratuito, da agosto 2017 con una delibera di giunta regionale continua a percepire i soldi. Presentato questa mattina a Pescara il Partito delle Donne d'Abruzzo di Rivoluzione Cristiana, presenti il segretario nazionale Gianfranco Rotondi e l'onorevole Giampiero Catone, i rappresentanti di tutte le segreterie provinciali e di quella regionale. Vediamo. Caliamo un asso, una classe dirigente in rosa, tutte donne alla guida di un partito che si richiama ai valori e agli ideali della Democrazia Cristiana. È una scommessa, ideali antichi affidati a formule e persone nuove. C'è bisogno di tradurre in impegno politico valori che sono propri della nostra tradizione e che sono validi per i credenti naturalmente, ma anche per i non credenti, perché la ispirazione cristiana della nostra società è un valore condiviso anche da chi non va a messa. Si guarda al futuro, si guarda, come diceva lei, alle prossime elezioni, visto che la campagna elettorale dura da tanti anni, voi sarete ovviamente al fianco del centrodestra, ma c'era bisogno di un altro partito di centrodestra? Ma i partiti sono uno strumento, servono le identità. Noi siamo la Democrazia Cristiana possibile oggi. Come si presenterà? Con una propria lista, insieme ad altri, questo lo decideremo assieme al presidente Berlusconi, che è il leader della coalizione e dunque ha la responsabilità di organizzarla. Avete fissato qualche obiettivo per quanto riguarda i risultati da raggiungere da oggi fino al 2018? Esserci, riportare la DC in Parlamento. In questa legislatura è stata rappresentata solo da me ed è un po' triste. La psicologa e psicoterapeuta Carmela Di Blasio è il nuovo garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di Montesilvano. Ieri la presentazione ufficiale alla città. È Carmela Di Blasio, la garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Montesilvano, la prima in tutto l'Abruzzo. Ieri mattina l'assessora alla pubblica istruzione Maria Rosa Paglione ha ufficialmente presentato la professionista scelta con un avviso pubblico. Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e conciliatrice, la Di Blasio ha un curriculum ricchissimo di esperienze a tutela dei minori. Alla presentazione hanno partecipato i dirigenti scolastici, alunni del Dascanio e della elementare Saline. Intanto io mi aspetto che questa figura abbia poco lavoro, perché vorrà dire che Montesilvano non avrà tanti casi di abbandono, maltrattamenti, bullismo e quant'altro invece purtroppo impera in tutta Italia e non solo. Noi come comune ci siamo posti che cosa potevamo fare per arginare questi fenomeni che purtroppo dilagano.
e devo dire che ci sono anche molte Silvano, perché l'anno scorso ho ricevuto una lettera di parecchi genitori che mi chiedevano aiuto e da lì sono partita con l'idea di istituire questa figura, che è la prima in Abruzzo. Ce ne sono 17 in tante regioni, cioè a livello regionale, e penso sia la terza a livello nazionale. Il garante dell'infanzia non deve far altro che essere un ponte di comunicazione tra quelli che sono i problemi che vengono riferiti al garante e chi dovrebbe attivarsi per cercare di tutelarli, questi bambini. Questa è, diciamo, che è la figura del garante istituita dal comune di Montesilvano. È un personaggio che deve assolutamente conoscere quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma soprattutto quelli che sono i bisogni di questi bambini, ma soprattutto anche i doveri dei genitori e dell'ambiente che lo circonda. Questa mattina a Francavilla si è tenuto un convegno dal titolo Nessi e connessi, come utilizzare al meglio il web, un uso consapevole contro il cyberbullismo. Vediamo. Nessi e connessi, oggi in questo convegno a Francavilla si parla dell'utilizzo del web da parte dei ragazzi e di un utilizzo del web nella maniera migliore, professoressa Spedicato. Beh, indubbiamente l'utilizzo di queste nuove tecnologie ha bisogno anche di competenze precise. Ciò che questo convegno ha messo in evidenza è che appunto bisogna essere cauti nell'uso, non farsi travolgere dall'uso stesso e soprattutto di essere dotti nell'uso di questi strumenti, che possono presentare dei vantaggi ma possono anche offrire delle situazioni che possono produrre disagi. Innanzitutto si assuefanno molto a questo tipo di strumenti, per cui perdono anche il rapporto rischiano di perdere il rapporto con la realtà, rischiano di leggere la realtà attraverso delle rappresentazioni, e dunque è importante invece che ci si riappropri della propria soggettività, della propria individualità, perché in realtà si pensa di essere connessi col mondo, in realtà poi si è disconnessi dal quotidiano. Allora in fondo forse dobbiamo riappropriarci proprio della nostra quotidianità, perché siamo fatti di carne, di corpo, di sangue, di sguardi, e abbiamo bisogno di recuperare proprio questo. È importante usare con misura questi strumenti, è importante anche che la scuola renda edotti e informi i ragazzi, però è pur vero che deve esserci anche una presenza adulta che governi l'azione dei più giovani. La LILT, nel mese della prevenzione del cancro al seno, ha voluto dedicare un momento di allegria ma soprattutto di dibattito sull'importanza della prevenzione nelle giovani donne che sempre più spesso sono colpite da questo tumore. Vediamo. Una serata per parlare di prevenzione, ma non solo. Dopo aver illuminato la Fontana Luminosa di Rosa in ottobre, mese della prevenzione del cancro al seno, la LILT provinciale ha voluto donare agli aquilani un momento di allegria con la banda musicale dell'Aterno, ma anche di riflessione per tutti coloro che hanno voluto essere presenti con il fiocco rosa nell'auditorium di Renzo Piano. Veramente chiediamo a tutte le ragazze giovani di venire a fare una visita nei nostri ambulatori, perché questo tumore purtroppo si sta sviluppando. Alle ragazze non hanno, noi oramai abbiamo già dato, che siamo un pochino più adulte, ma diciamo alle ragazze, alle giovani, venite, approfittate di questi ambulatori. Noi siamo ad Aquila, in Viale della Croce Rossa, dove si effettuano visite senologiche, ginecologiche con una bravissima dottoressa. Si dice sempre che prevenire è meglio che curare. Nel caso del cancro al seno, come del resto per tutti i tumori, è sempre così. Bisogna visitarsi, vincere a volte la vergogna, sapendo che in caso di malattia una prevenzione adeguata permette di guarire. Purtroppo i tumori si stanno manifestando in età sempre più precoci. Questo ci induce a consigliare alle persone di avvicinarsi alla prevenzione in età più precoce possibile. Se in famiglia c'è stato un caso di tumore, sarebbe il caso di iniziare una visita già a 25 anni. In ogni caso, diciamo dai 35 anni in poi, sarebbe una buona norma rivolgersi al proprio medico curante per essere poi indirizzati allo specialista senologo e allo specialista ginecologo. La prevenzione ginecologica è anch'essa fondamentale, sin da adolescenti bisognerebbe visitarsi, e soprattutto ora per il papillomavirus c'è un vaccino che intorno agli 11 anni andrebbe fatto sia per i ragazzi che per le ragazze.
Oltre poi alla prevenzione primaria con il vaccino, possiamo effettuare la prevenzione secondaria con l'effettuazione del PAP test oppure dell'HPV test. Le normative abruzzesi prevedono l'effettuazione ogni 3 anni del PAP test se negativo e ogni 5 dell'HPV test se negativo. Presentato nella sala giunta della provincia di Teramo il cartellone di teatro e cinema della 22esima edizione di Scena d'autunno, la rassegna curata dall'Associazione Culturale Spazio 3 di Teramo si aprirà con l'originale recita per i giorni di quiete al cimitero comunale, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Con la stagione autunnale a Teramo torna Scena d'autunno, un cartellone di teatro, cinema, d'essè e altro, giunto alla sua 22esima edizione curato dall'Associazione Culturale Spazio 3 di Teramo. Quest'anno gli appuntamenti del programma sono 6. Si comincia con la rassegna di recita per i giorni di quiete, singolare manifestazione, forse unica in Italia, che si svolge nel cimitero comunale. Sono 6 appuntamenti, partiamo con la 4ª edizione di recita per i giorni di quiete, giovedì 2 novembre al cimitero. E con delle letture diciamo edificanti, letture morali, ma anche letture di una bellezza amorosa, se vogliamo, cerchiamo di mitigare un po' la ritualità di quella giornata. Ci sarà anche una voce femminile, Magda White, Carlo Orsini, Eugenia Rofi, Vincenzo Macedone e Mauro Di Girolamo, e questo è un appuntamento rituale, credo che sia tra gli unici che si fanno in Italia. Naturalmente poi si continua con uno spettacolo al femminile, tutto al femminile, e sono 2 in cartellone di spettacoli femminili. Questo il primo di Roberta Santucci, ex allieva, poi diplomata all'Accademia Nazionale, ha un testo di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, però il titolo è Perché Shakespeare non era una donna. Qui la condizione del femminile è vissuta e è presentata in una maniera inquietamente brillante in qualche modo. Poi abbiamo una grossa novità per qualche modo, c'è una conferenza spettacolo a cui seguirà, per chi vuole frequentare, un workshop sulla commedia dell'arte. Il penultimo spettacolo, il penultimo appuntamento è con una novità italiana assoluta ed è Labbra. Anche questo è sulla condizione femminile, sull'uso che il corpo, i media fanno, cioè che i media fanno del corpo della donna. L'ultimo appuntamento è col cinema, come tutti gli anni, naturalmente sarà vicino Natale, il 20 dicembre alle ore 18, si svolge nella sala polifunzionale della provincia. Voglio ricordare l'ultima cosa, che nel 2018 Spazio 3 compie 50 anni di attività e ha ragione, è tra le più longeve realtà del territorio, se non della intera regione. E adesso apriamo la pagina di sport, iniziamo dal Pescara che tra poco scende in campo allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Brescia dell'ex Pasquale Marino con una novità. Vediamo le formazioni ufficiali, vedete anche dal titolo, sorpresa Carraro, conferma per Benalì, 4-3 per la formazione di Zdenek Zeman, Fiorillo ovviamente tra i pali, linea 4 in difesa, Zampano per Rotta, Bovo e Mazzotta da destra a sinistra. Gioca Carraro con la maglia numero 30, anche se dovrebbe giocare al centro e non mezzala sinistra come disegnato qui sullo schieramento che prendiamo dal sito ufficiale della Pescara Calcio. Dunque Carraro dovrebbe essere il playmaker con Brugman mezzala sinistra e Koulibaly mezzala destra. Conferma per Benalì nel tridente d'attacco a sinistra, a destra gioca Mancuso, al centro ovviamente l'attaccante di riferimento sarà Stefano Pettinari. Andiamo in casa Brescia, dove c'è un cambio rispetto alle attese, gioca Cancellotti a centrocampo e non Longhi, 3-4-2-1 per Marino, Minelli tra i pali, insomma Gastaldello e Lancini in difesa, Cancellotti come detto, Bisoli, Martinelli e Furlan a centrocampo, poi Macin e Ferrante alle spalle dell'attaccante Andrea Caracciolo. Fischio d'inizio alle ore 15, noi tra poco infatti lasceremo spazio a diretta stadio con Andrea Costantini e con i collegamenti ovviamente dallo stadio Adriatico per seguire la gara dei biancoazzurri di Zeman. Scendiamo adesso in Serie C perché è partito in tarda mattinata il Teramo alla volta di Bergamo, dove domani alle 14.30 affronterà l'Albino Leffe. Non fa parte della spedizione Sumaré, causa affaticamento muscolare, partiti regolarmente invece Caidi ed Amadio, che hanno però avuto una settimana difficile e potrebbero partire dalla panchina lasciando il campo ad Altobelli e Graziano. Con De Grazia di nuovo in regia, in avanti ballottaggio Foggia-Barbuti, ci dice di più Andrea Costantini.
Lo scorso anno a Bergamo fu la prestazione probabilmente peggiore stagionale. Ora il Teramo vuole far vedere che l'aria è decisamente cambiata. Domani alle 14.30 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia la squadra di Asta sfida l'Albino Leffe. Per quanto riguarda la formazione, ci sono stati problemi in settimana per Caidi e Amadio, che quasi certamente partiranno dalla panchina. 2-3 cambi, dice Asta, sono in preventivo, tenuto conto che Sumare è fuori dai giochi. Sto pensando a 2-3 eventualmente, ma non sono novità assolutamente di cambiamenti in base a quello che ho visto in settimana. È stata una settimana particolare per 3-4 giocatori, l'avete visto anche voi, lo sapete anche voi, che non si sono allenati completamente, chi ha incominciato solo ieri, chi solo giovedì a parte, e quindi questo devo mettere in considerazione della gara di domani. È dovuto anche al minutaggio continuo di tanti giocatori che non hanno mai magari sono un po' più stanchi, ci sta, ed altri che magari scalpitano, al momento anche loro da sfruttare al meglio. L'Albino Leffe è una squadra compatta ed è anche una squadra che è stata assemblata nel tempo, si conoscono molto bene, dice Asta, dunque la squadra bergamasca va temuta sotto questo profilo. È un gruppo che stanno insieme da un anno e mezzo, quasi tutti, hanno cambiato pochi giocatori, già l'anno scorso è arrivato ai playoff, quest'anno l'hanno migliorata, l'allenatore è rimasto lo stesso facendo un gran lavoro da quando è arrivato, e quindi squadra compatta, squadra che ha degli automatismi veramente importanti, e quindi è quello che mi preoccupa, più dell'avversario di per sé, che può essere forte o meno forte. Non siamo una squadra di palleggiatori, dice Asta, e allora il Teramo deve migliorare in quelle che sono le caratteristiche principali, recupero palla e ripartenza. Siamo una squadra di corsa, una squadra che ruba palla e riparte, una squadra sulla seconda palla, squadra che verticalizza in fretta, allora potremmo dire la nostra. Se vogliamo pensare di essere dei palleggiatori, abbiamo un po' di fatica, ma queste non sono dei difetti, sono le caratteristiche di questa squadra che sapevamo che ci hanno portato a fare gli ottimi risultati finora, e noi dobbiamo pensare di essere quelli. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo tra poco l'inizio di Diretta Stadio con Andrea Costantini, Paolo Renzetti e i loro ospiti per raccontarci la partita tra Pescara e Brescia. Il TG6 invece torna questa sera alle ore 19. È tutto, buon pomeriggio.